Ciao a tutti ragazzi e come al solito sono Franky ed oggi sono qua per questa nuovissima puntata di Franky News, la serie che vi tiene costantemente aggiornati sulle news videoludiche, tecnologiche e poi basta, perché altrimenti sarebbe un TG. E oggi ci buttiamo a capofitto in una news prettamente videoludica. Ebbene, sa che ultimamente stanno accadendo dei fatti un po' pericolosi nel mondo, c'è sempre di più l'allarme del terrorismo, sono successi fatti molto brutti, bisogna ogni tanto cercare di sensibilizzare. E col fatto che molti videogiochi parlino di guerra, insomma di cose che effettivamente sono un po' in questo ambito del terrorismo, no? Della caccia ai criminali, cose del genere, c'è un'azienda, Konami, che così a puro titolo informativo sarebbero quelli che hanno fatto Metal Gear Solid 5 e anche insomma tutti gli altri, però Metal Gear Solid 5. E insomma, che cosa c'è in questo gioco? Beh, si parla, adesso senza fare troppi spoiler a grossi linee, delle armi nucleari. Ebbene, voi potrete averle nel vostro incredibile, enorme base super segreta, ma cosa più importante, quindi il vero fulcro di questa notizia, è che la Konami vuole sensibilizzare questo tema degli armamenti, avendo questo stampo, no, giapponese un po' orientale, sono più sensibili al fatto delle bombe atomiche. Quindi, no? Sapete, un minimo di storia ci dovreste arrivare. Quindi la Konami che cosa ha fatto? Ha detto: ciao amici, c'è un finale segreto nel nostro gioco, ma per sbloccare questo finale segreto dovrete fare una cosa molto semplice: valvi tutte le bombe, dovrete disarmarle tutte quante e non averne manco una. Zero bombe. Inoltre, se troverete delle bombe nucleari, le dovrete immediatamente distruggere, fare in modo che non si attivino mai più. E allora che cosa succede? Quando tutte le persone della vostra legione hanno distrutto tutte le bombe e non ne hanno manco più una? Bene, sbloccheremo il finale segreto per voi. A quanto pare per ora, dato che sull'account Twitter di Metal Gear potete vedere ogni tanto, loro pubblicheranno uno stato dicendo la situazione sulle varie console, e al momento abbiamo dei risultati abbastanza interessanti, perché aggiornate, l'ultima volta che perlomeno ho visto il 29 novembre, PlayStation 4 vanta 188 ordini nucleari, quindi abbastanza bene, PlayStation 3 140, Xbox One 52, mentre Xbox 360 35. Poi ci sono loro, che le persone su Steam, quindi i giocatori su PC, che possono vantare una cifra piccola, aspetta gli altri, 53, 11.473. Ma voi che cosa ne pensate? Vi fa in un certo senso riflettere questa scelta che hanno voluto fare gli sviluppatori? O secondo voi ci sarà comunque sia un modo o nell'altro per scoprire questo finale segreto? Ma ancora più importante, effettivamente che cosa ne pensate di questa scelta di Konami? Cioè, introdurre un finale segreto solo se tutte le persone della vostra regione fanno una determinata cosa? E la domanda sorge spontanea: e il Molise? E il Molise che c***o fa? Eh? Ma al Molise nessuno ci pensa. Io spero che questo video vi sia piaciuto ragazzi, fatemelo sapere qua sotto con un bel commento, lasciandomi sapere quindi che cosa, se questa idea strana di Konami vi è piaciuta, oppure voi sinceramente una cosa del genere l'avreste subito allontanata e avreste continuato a giocare per cavoli vostri. Scrivetemelo qua sotto nei commenti, lasciate un bel mi piace per supportare questa serie, questo format che non può andare avanti senza il vostro supporto. E noi ci vediamo domani alle ore 15, perché per tutto dicembre ci sarà video ogni giorno alle ore 15, quindi mi raccomando, troverete sicuro, anche se non arrivano i feed nella home, poi dopo le 15 o alle 15 andate sul canale e troverete un nuovo video. Detto questo, ci vediamo domani alle ore 15, quindi come sempre dritto per dritto.